Salve a tutti dal Movimento 5 Stelle in Regione Toscana. Siamo qui per annunciarvi che si prospetta un danno erariale gigantesco per la Regione Toscana legato alle concessioni sul demanio idrico. Vi spiego. C'è una legge specifica, la legge numero 2 del 1971, che regola la gestione proprio delle concessioni idriche demaniali. Abbiamo rilevato che dal 1970 ad oggi risulta che non viene pagata l'imposta sulla concessione demaniale. Vi spiego, semplicemente un comune viene istituito e ha bisogno di utilizzare l'accesso al demanio idrico per le fognature, l'acquedotto. Ecco, il comune in questo caso è obbligato a pagare una tassa sulla concessione e fino all'anno passato la pagava le province. Però questa legge del 1971 istituiva anche l'imposta sulla concessione da pagare alla Regione Toscana. Bene, ad oggi abbiamo rilevato che su 30.000 potenziali cattivi pagatori, solo lo 0,3% è arrivato a pagare la tassa sulla concessione demaniale. Lo 0,3% corrisponde a circa 6 milioni di euro. Immaginate voi quanti soldi la Regione deve ancora riscuotere da questi enti e strutture che hanno utilizzato il demanio idrico. Ad oggi cosa dice la Regione? Dice cosa fa, come faceva Berlusconi, fa un condono addirittura dell'80%, cioè questi soggetti con il 20% potrebbero mettersi in pari. Come Movimento 5 Stelle ci interroghiamo su quanti soldi mancano alla Regione Toscana, su quanti imprenditori avremmo potuto aiutare, su quanti ticket avremmo potuto abolire e su quanti servizi la Regione Toscana avrebbe potuto erogare in più ai propri cittadini. Per questo oggi noi vi vogliamo informare che faremo un'interrogazione proprio per sapere se la Regione Toscana conosce questo problema, pare che lo conosca, e vogliamo sapere quanti sono i soldi che sono venuti a mancare. Un saluto a tutti, vi aggiorneremo sugli esiti della nostra interrogazione.